Napoli è News. Azione Meridionale, unitamente al Movimento Unitario Giornalisti della Campania, ha organizzato un ciclo di incontri sul tema Il riscatto di Napoli e della Campania, la rinascita del Mezzogiorno. Questa sera abbiamo l'onorevole Luigi Di Maio, il più giovane vicepresidente della Camera della Storia, nonché un collega giornalista. Innanzitutto complimenti per l'impegno, la passione e poi anche lo stile. Un napoletano di Pomigliano d'Arco. Esatto. Prima ci ha colpito una cosa bella che lei ha detto, che tu hai detto, scusa, ad passare nottata. E io a mio figlio cosa rispondo al Fuetevin? No, il discorso è proprio da ribaltare. Io vi invito anche a seguire il percorso che a cui stasera ho accennato. Noi vogliamo rispondere e faremo iniziative su questo territorio per rispondere ad una domanda prima di tutto, che è quella dei genitori. Cosa devo far fare a mio figlio? Non c'è solo il figlio che si è laureato e se ne va, ma ci sono tutta una generazione di ragazzi che non stanno facendo niente e che ci possono essere dei percorsi, a volte non universitari, non della istruzione tradizionale, per entrare in dei circuiti del lavoro. Noi su questa provincia e su questo territorio porteremo le aziende principali del settore che in questo momento stanno convertendo i servizi pubblici in tutta Europa, e quelle aziende, vi faccio vedere, che ci spiegheranno che le figure professionali che occorrono per fare questa innovazione tecnologica dei servizi probabilmente non escono dalle università. Ci servono nuovi percorsi, magari addirittura più semplici, che possono portare, come sta avvenendo alla Camera dei Deputati per l'innovazione della comunicazione, ad assumere 19enni come consulenti per produrre nuove applicazioni che favoriscono il lavoro dei parlamentari. È questa la rivoluzione. La rivoluzione è non pensare più che dobbiamo fare per forza l'avvocato o il commercialista. Di avvocati ce ne sono più in Lombardia che in tutta l'Inghilterra. Noi dobbiamo aprirci a nuove professioni e purtroppo, ahimè, l'istruzione pubblica e anche quella privata italiana ha dei programmi che non rispondono a questa domanda del mercato. Quindi ci dobbiamo inventare momentaneamente qualche altra cosa, contemporaneamente convertiamo il sistema di istruzione. Questa è la speranza. La speranza è restare qui e cercare di capire cosa vuole adesso il mercato. C'è tantissimo dal punto di vista informatico. Ormai queste generazioni qui dei 19enni attuali sono cresciute con i computer, sanno benissimo come funzionano, basta dei corsi, entrano in un nuovo mondo. Io ho conosciuto dei ragazzi che hanno un'azienda che fattura 1 milione di euro all'anno e lavorano in uno scantinato per paura che la camorra gli vada a chiedere il racket, che stanno progettando delle applicazioni e grafica 3D, fanno la pubblicità degli spot di Giorgio Armani dei profumi, e lo fanno in uno scantinato esportando il 70% di quel 1 milione di euro di fatturato all'estero, lo vendono alle aziende estere, perché qui in questo momento non sono neanche inseriti in un circuito. Noi vogliamo creare questo circuito e non c'è bisogno di infrastrutture, non c'è bisogno di spendere soldi in cemento e così via, c'è bisogno solo di idee e di rete di persone. È una domanda sul territorio, sulla città. Cosa pensa di questo, di questa aggiunta di De Magistris? Cosa ha fatto veramente? Il termine ammascassà, no? Un termine, cosa è successo in questi... Io dico solo una cosa, che come sempre il problema principale in questo paese è che si utilizzano delle maschere per nascondere la vecchia politica. Questa amministrazione di nuovo non aveva nulla, perché si fonda la sua stabilità su vecchi partiti che questa città l'hanno già governata. E Rafael Rossi, per esempio, dalla SIA fu cacciato perché bisognava fare altre manovre nella SIA che non andavano bene ad uno che invece era stato chiamato per cercare di ottimizzare un'azienda che ha seri problemi dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'efficienza dei servizi. Se si continua a governare con le stesse logiche di prima, è logico che si arrivi in queste condizioni. Quando io, allora che De Magistris veniva celebrato come un santo in campagna elettorale, io e il mio movimento dicemmo non vi fidate di questa gente perché nelle liste e nella coalizione ai vecchi partiti, nessuno ci diede ascolto, fu votato e osannato dal popolo che doveva scassare. Ma come fai a scassare le vecchie logiche se hai dentro e dipendi da quelli che le vecchie logiche le hanno create? Questo è lo specchio dell'Italia. Oggi cambiano le maschere, abbiamo Renzi, ma in questa maggioranza c'è sempre il nuovo centrodestra e le lobby delle slot machine. C'è il PD e tutto quello che hanno combinato con le banche Intese, Unicredit, 7 miliardi e mezzo di euro. Come si fa a pensare che si possa cambiare la logica utilizzando quelli che questa logica l'hanno creata e interpretata per 20 anni? Ora due domande veloci, divertente anche per fare. Se tifi per il Napoli, cosa pensi Napoli di De Laurentiis?
che musica ti piace, che cosa ascolti, e poi un'altra cosa simpatica: cosa pensa del film di Paolo Sorrentino che è candidato all'Oscar? Allora, il film di Paolo Sorrentino l'ho visto, è stupendo e merita tutte le, non solo le candidature, ma di vincere. Il Napoli lo tifo per appartenenza territoriale, ma non sono, confesso, uno che si interessa tantissimo al calcio, mi piace più la Formula 1. E l'altra domanda qual era? Qualche musica ascolti, che ti parla? La musica, siccome io prima facevo il videomaker, le colonne sonore mi affascinano particolarmente. Grazie Presidente, in bocca al lupo. Grazie. Napoli è News.